Li hanno presi tutti in una notte 16 uomini che avevano dato vita al nuovo clan Emanuello, 16 tra giovani e meno giovani che si occupavano degli affari criminali a Gera, dalle estorsioni alla droga, con a capo lui il nuovo vertice del gruppo criminale Gianluca Pellegrino, 32 anni, indagato per associazione di tipo mafioso aggravata dall'essere armata. Da poco uscito di prigione, disegnato da numerosi collaboratori di giustizia come il nuovo capo per la sua caratura e spessore criminale. 12 gli esercizi commerciali di Via Venezia taglieggiati da lui stesso. L'operazione condotta dalla squadra mobile di Caltanissetta, diretta da Marcia Giustolisi, in collaborazione con il commissariato di Gela e l'ausilio di quelli delle squadre mobili di Catania, Palermo, Parma, Torino e delle pattuglie del reparto prevenzione crimine di Palermo, hanno dato esecuzione a 16 misure cautelari, una custodia in carcere, 9 arresti domiciliari, 6 per obbligo di presentazione, tutte ordinanze emesse dal GIP del Tribunale di Caltanissetta, Alessandra Giunta, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta. Gli arrestati alle misure domiciliari sono Emanuele Alessandro Pellegrino, Giovanni Campo, Pietro Caruso, Emanuele Faraci, Orazio Tosto, Angelo Famao, Johnny Cavallo e Guido Legname. Inoltre sono stati gravati da misura cautelare di obbligo di presentazione Rosario Perna, Gabriele Macchirella, Loreto Saverino, Francesco Cutrò, Angelo Scillabba e Nunzio Alabiso. Non è stato ancora rintacciato Giuseppe Di Noto.